Risolviamo ora il punto 4 del problema 2 dell'anno 2009, che chiede di trovare il volume del solido di rotazione dell'area di piano D considerata nel punto 3 di questo problema, attorno alla retta x uguale a meno 1. Allora, consideriamo quindi una traslazione degli assi coordinati fatti in modo che la retta y in questo caso sia la retta x uguale a meno 1. Quindi abbiamo che la nostra funzione y uguale al logaritmo naturale di x diventa riferita all'asse, nuovo asse y che passa per il punto meno 1, 0, diventa y uguale al logaritmo naturale di x meno 1. Quindi se troviamo la x, x uguale a e alla y più 1. A questo punto possiamo considerare il volume del solido come differenza del volume del solido di rotazione di questa funzione attorno all'asse nuovo, che chiamiamo y', meno il volume del cilindro che ha come base un cerchio di centro meno 1, 0, che è il punto primo, e di raggio O', che vale 1. Quindi consideriamo il volume uguale volume del solido di rotazione V1 della funzione logaritmo naturale di x meno 1 meno il volume cilindro. Allora, il volume cilindro è dato dall'area di base, che è pi greco, per l'altezza, perché il raggio è 1, per l'altezza che è 1, quindi è pi greco. Calcoliamo adesso allora il volume del solido V1 di rotazione, che è uguale all'integrale da 0 a 1 di e alla y più 1 al quadrato per pi greco in dy. Quindi uguale pi greco integrale da 0 a 1, sviluppiamo il quadrato, e alla 2y più 2 e alla y più 1 in dy uguale a pi greco. Allora, l'integrale di e alla 2y è 1 mezzo e alla 2y più 2 e alla y più y calcolato da 0 a 1 uguale. Facciamo vedere. Uguale. Quindi calcoliamo pi greco prima in 1. Quindi diventa 1 mezzo e al quadrato più 2 e più 1 meno e alla 0 e 1, quindi meno 1 mezzo, 2 per e alla 0 che è sempre 1, quindi meno 2, e poi 0 che è 0, quindi non si mette. Quindi uguale pi greco per 1 mezzo e al quadrato più 2e, 1 meno 5 mezzi, quindi meno 3 mezzi. E questo è il volume V1. Dobbiamo togliere il volume del cilindro, quindi lo scrivo qui, il volume uguale. V1 è questo, quindi pi greco per 1 mezzo e alla seconda più 2e meno 3 mezzi, meno un pi greco, quindi sarebbe meno 1. Quindi meno 1 uguale, sommo pi greco per 1 mezzo e alla seconda più 2e meno 5 mezzi. Questo è il volume del solido di rotazione. Grazie.